Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una coach energetica e un'insegnante di connessioni angeliche e di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. In questo video vi parlerò di sette sintomi del risveglio spirituale. Per quanto riguarda, la mia persona, il mio risveglio è stato molto improvviso, è stato molto forte. E mi sono risvegliata nel 2009. Ero sempre alla ricerca di conoscenza, di crescita personale, ma l'anima a un certo punto mi ha chiamata, nel senso che ho iniziato a diventare molto più sensibile. Quindi i miei canali, diciamo i cosiddetti extrasensi, si sono aperti e quindi ho iniziato a ricevere messaggi dai mondi spirituali e questo ha portato in me un'accelerazione nel mio processo di evoluzione. Quindi uno dei sintomi del risveglio spirituale è proprio quello dell'apertura dei canali. Magari sei un'anima molto sensibile, empatica, entri in empatia con le persone, le capisci, magari le persone vengono da te per confidarsi perché tu sei una persona che sa dare dei consigli molto utili per le persone, quasi ispirati da una parte di te che nemmeno conosci, ebbene, può darsi che questa tua empatia si stia sviluppando sempre di più fino ad aprire il cosiddetto canale della chiarosenzienza e anche il canale della chiaroveggenza, della chiaroconoscenza, ossia conoscere delle cose che non sai nemmeno, di cui nessuno ti aveva parlato prima, ma quando ne senti parlare sai che sono vere perché senti nel tuo cuore che queste cose risuonano con la tua anima e quindi c'è un risveglio alla consapevolezza di che cosa? Del fatto di sapere che sei un'anima antica, ossia un'anima molto evoluta. Magari non hai mai sentito parlare di queste cose la prima volta, o magari sì, e sai dentro di te che questa esperienza sulla terra non è la prima, sai dentro di te di avere una grande esperienza animica. È che sei venuto qui per fare qualcosa di importante, ma non sai bene che cosa. Ebbene, tutte queste domande che ti poni, questo sentire dentro di te, ti fa comprendere che c'è qualche c'è molto di più. E quindi da lì parte la chiamata dell'anima, da lì parte la voglia di studiare, la voglia di ricercare, la voglia di conoscere, di sapere, la voglia anche di incontrare anime affini alla tua. Sai benissimo che esistono persone come te, però ancora non le hai incontrate, ti senti un po' diverso dalla massa. Sai di non essere sbagliato o sbagliata, né meglio né peggio degli altri, ma sai di essere diverso semplicemente perché più sensibile, perché meno egocentrico, perché meno nel giudizio. Tutte queste cose ti fanno ricercare e ti fanno studiare la spiritualità, quindi inizi a fare la cosiddetta ricerca spirituale, oppure potresti essere un'anima molto avanti nel tuo percorso spirituale e magari questi sintomi li riscontri anche tu, nonostante sei nel cammino spirituale da più tempo, ok? Allora, un sintomo molto particolare è quello della stanchezza cronica o comunque di una grande stanchezza è di non avere energia vitale, di non sentire di avere le forze, di non sentire stimoli per il mondo esterno, il mondo tradizionale non ti ispira, non ti appassiona, non ti entusiasma, sai che c'è molto di più nella vita, ma non sai a cosa dedicarti, non sai come fare. E da qui partono una serie di cose, perché parte il cambiamento
cambiamento nelle amicizie, il cambiamento, ne andremo a vederli uno per uno, il cambiamento di lavoro, e poi questa stanchezza, non riuscire più a fare un lavoro magari di 10 ore al giorno, non avere più la voglia di fare questi lavori pesanti perché senti che vuoi dedicare del tempo alla tua anima, a scoprire, a studiare, a meditare, a conoscere e a sentire che c'è altro nella vita, va bene? Quindi questo risveglio dell'anima porta a dei grandissimi cambiamenti, non solo nella vita interiore della persona risvegliata, ma anche nella vita materiale, nella vita di tutti i giorni, va bene? Questa stanchezza, anima infinita, è legata al fatto che stai avendo un cambiamento, una transizione, una trasformazione. Anni fa ho fatto un video, lo potete trovare qui su, ve lo allego, la sindrome, scusate, la transizione da indaco a cristallo. Molte persone stanno avendo questa trasformazione energetica, quindi le tue cellule stanno veramente cambiando frequenza, quindi non è solo una trasformazione spirituale animica, ma anche le tue cellule stanno cambiando, le tue cellule si stanno trasformando, e quindi è importante, il consiglio che io posso darti, anima infinita, è quello di apportare dei cambiamenti nella tua alimentazione, perché è possibile che il tuo corpo è stanco per questo motivo, perché non regge più certi alimenti, ok? Nel senso che hai bisogno di nutrirti con cibi più sani, con cibi vitali, con cibi vegetali e lasciare andare gli alimenti legati alla carne, al pesce e poi piano piano eventualmente anche alle uova, eventualmente anche ai latticini. È importante fare questo cambiamento, lo capirai, magari in questo momento dici ma cosa sta dicendo questa persona? Invece ti posso garantire che noterai che cambiando alimentazione riprenderai ad avere energia vitale, perché il tuo corpo sta cambiando, la tua anima si sta esprimendo, ti sta chiamando nella direzione dell'amore, quindi tutto ciò che non è amore pesa e quindi pesa anche sul tuo corpo. Il tuo corpo non regge più certi alimenti. E non solo, bisogna fare un cambiamento anche nei pensieri. Quindi è importante avere una grande purificazione a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale, quindi cambiare i pensieri, avere pensieri positivi, avere emozioni positive. Positive non vuol dire io penso positivo, no, cambiare, non vedere tutto negativo, non focalizzarsi su quello che senti essere giusto per te, va bene? E lasciare andare i telegiornali, lasciare andare i film dell'orrore, lasciare andare le notizie devastanti, perché essendo tu così sensibile, stai cambiando, ti stai sensibilizzando all'amore e alle cause legate all'amore, quindi certe energie non servono più il tuo massimo bene. È importante apportare questi cambiamenti nella tua vita, perché questo ti consentirà di accelerare quello shift, quel passaggio, quel cambiamento vibrazionale, va bene? Bisogna, anziché remare controcorrente, seguire la corrente. Quindi sono dei piccoli consigli che l'Arcangelo Michele e gli angeli mi dettero quando io stavo attraversando queste fasi di passaggio, e tuttora comunque sono nella cosiddetta transizione, perché in un livello magari più elevato rispetto al 2009, quando mi sono risvegliata, però sono sempre in passaggio, in transizione, in altri livelli, va bene? Quindi voglio dire, purificazione, ma io come faccio ad avere dei pensieri positivi, delle emozioni positive? Allora, volevo informare le persone che non mi conoscono che qui sotto potete trovare nella descrizione dei link con delle preghiere e delle meditazioni. Abbiamo la meditazione dei chakra, molto potente per purificare l'energia e quindi uscire da quelle forme pensiero di paura, alleggerire il corpo fisico, i corpi sottili,
sottili, il corpo emozionale, da tutte quelle energie dense di paura, di rabbia, di dolore, di sofferenza, di gelosia, di competizione che magari neanche ci appartengono, che magari appartengono a quello che è il mondo tradizionale, noi lo assorbiamo da questo, dall'ambiente circostante, ok? E poi la preghiera di protezione psichica giornaliera è il processo di liberazione che ci aiutano veramente a entrare in una frequenza vibratoria più alta e ci aiutano ad affrontare meglio la giornata. Quindi questo è un aiuto spirituale straordinario che, ripeto, trovate qui sotto nella descrizione del video. Ok, torniamo a noi, quindi cambiamento vibrazionale. Ma come mai noi stiamo cambiando vibrazionalmente? Ebbene, questo cambiamento sta avvenendo in tutto il pianeta. Lo stesso pianeta ha scelto di cambiare frequenza, ha scelto di ascendere in una nuova frequenza vibratoria. Quindi tutti coloro che abitano sul pianeta dovranno ascendere come il pianeta oppure cadranno, ok? Quindi anima infinita, tu sei invitata al risveglio spirituale dalla tua anima per ricordarti chi tu sei veramente, perché sei venuto qui, perché sei venuta qui anche per aiutare chi è indietro rispetto a te. Ma l'unico modo per sentire la chiamata dell'anima è uscire dalle turbolenze della terza dimensione, quindi meno chat, meno TV, meno PC, meno intendo meno social, nel senso meno energie caotiche, perché quel mondo è un mondo, tra virgolette, di figura, non è il mondo reale, non è quello che stanno vivendo gli esseri umani in questo pianeta. Vi posso garantire che anche persone che ancora non sono completamente risvegliate, che stanno ricevendo appena appena i primi sintomi del risveglio, questo risveglio sta toccando veramente in maniera gentile le persone che ancora non sono pronte, in maniera più potente le persone che come te, per missione dell'anima, per contratto d'anima, hanno scelto di svegliarsi prima degli altri per poi guidare le persone che verranno dopo. Va bene? Quindi tutto quello che voi vedete nella terza dimensione, io per terza dimensione intendo il mondo per come ce lo fanno vedere in televisione, per così dire, il mondo tradizionale è un continuo caos, guerra, competizione, potere, controllo. Il vero mondo è fatto di persone che vogliono vivere nella pace, nell'amore, nella serenità, va bene? Persone che vogliono uscire da questo caos e non sanno come fare, quindi c'è bisogno di anime risvegliate. Io poi intendo chiamare anime risvegliate i cosiddetti operatori di luce. Infatti molte persone, scherzando, mi dicono: ma chi sono gli operatori di luce? Gli operatori dell'Enel? No, sono gli operatori che irradiano la luce del creatore, che sono consapevoli di essere chi sono e che portano un contributo per l'umanità, per aiutare le altre persone, ok? Andiamo ancora a vedere un altro sintomo, il bisogno di cambiare l'ambiente in cui mi trovo. Alle volte addirittura cambiare famiglia, nel senso che magari ti trovi in una relazione tossica e questa relazione non vibra più nella tua frequenza, questa persona non è più in allineamento con quella che è la chiamata della tua anima, magari anche se c'è un amore sincero, e magari diventa un amore fraterno, preferisci lasciare andare questo tipo di relazione, o addirittura magari vivi ancora con la tua famiglia e non senti più risonanza con le persone che fanno parte della tua famiglia. Continuerai a volergli bene, però è venuto il momento di staccarti per intraprendere il tuo cammino, il tuo percorso, o addirittura potrebbero essere dei colleghi di lavoro, degli amici che magari ti porti dall'adolescenza e che non vibrano più nella tua frequenza, non avete più niente in comune, non senti di avere più niente in comune con loro e in questo momento particolare della tua vita, senti la necessità di staccarti, senti la necessità di percorrere un percorso anche solitario all'inizio, perché hai bisogno di riscoprire chi tu sei veramente. Alle volte questi sintomi
sintomi di solitudine, di staccarti dal caos, ti portano anche a cambiare lo stesso lavoro, magari anche un lavoro remunerativo, magari anche un lavoro che in passato ti ha dato tante soddisfazioni dal punto di vista economico, dal punto di vista di soddisfazioni personali, di realizzazione personale, oggi non soddisfa più la chiamata della tua anima. Senti che c'è di più nella vita, senti di voler esperienziare qualcosa di più grande, di più allineato a quello che è appunto l'amore, perché alla fine il risveglio dell'anima ti porta nella direzione dell'amore. Se sei nella direzione dell'amore, sei un'anima in risveglio, un'anima risvegliata. Se stai vivendo tutto nel caos più totale e continui a vivere nell'ego, questo non ti aiuterà, non gioverà la tua trasformazione, non gioverà la tua ascensione. Per ascensione intendo elevazione spirituale, allineamento all'amore e alla tua anima. Poi faremo un video dove parlerò appunto come uscire dall'ego. Va bene, intanto ora andiamo a vedere quelli che sono i sintomi. Quindi bisogno anche di isolarsi, bisogno di meditare, bisogno di stare in mezzo alla natura, bisogno di lavorare meno ore per dedicarti di più alle tue attività spirituali. Alcune persone addirittura non hanno più voglia di lavorare perché nei lavori tradizionali non trovano l'appagamento che stanno cercando e hanno magari paura di proporsi come si dice, in un settore più olistico, perché hanno paura del giudizio degli altri. Andremo a vedere anche le paure del risveglio spirituale, le paure che andranno ad affrontare gli operatori della luce. Lo faremo in un altro video, va bene? Perché sono tante le paure del giudizio, la paura di non farcela, la paura di morire, perché è legato anche a vite precedenti, ma andremo a vederlo nello specifico in un altro video. Ok, quindi abbiamo visto anche il bisogno di purificarsi energeticamente, di staccare tutte queste energie tossiche di paura. Magari queste energie non sono neanche le nostre e non sappiamo come fare, non sappiamo come purificarci, non sappiamo come proteggerci. Molte persone in risveglio dicono che le persone troppo sensibili che sentono queste energie non si sono innalzate o elevate nella cosiddetta quinta dimensione. In realtà non è così, perché più tu ti elevi, più diventi come dice, si dice, in allineamento all'amore, più diventi sensibile. Quindi questa sensibilità non è un errore, non è un tuo peccato, un tuo errore, una tua come dire, la tua sensibilità non è sbagliata e ti serve per purificarti, ti serve per innalzarti, perché tutto quell'ego che tu vedi fuori di te, in un certo livello è ancora dentro di te, ma non perché tu magari vedi persone egoiche, persone manipolatrici o competizione fuori, tu ce l'hai dentro. No, è che ancora sei nel giudizio. Quindi uscendo dal giudizio, allineandoti all'amore, uscendo dall'ego, elevandoti vibrazionalmente, arriverai a non dover più assorbire i pesi degli altri, le energie degli altri, riuscirai a stare in mezzo anche alle persone di un certo tipo, anche se comunque vibrazionalmente parlando, l'universo non ti metterà più in connessione con persone di una certa frequenza, ma con persone in un livello vibratorio molto simile al tuo. Quindi tutta questa sensibilità è una fase di passaggio per innalzarti, per elevarti nel livello successivo, che è il livello dell'ascensione, il livello della quinta dimensione, va bene? Per quinta dimensione io intendo un livello dove tu sei nel tuo pieno potere, dove tu sei espressione del divino in terra, dove non entri più nel dubbio, non entri più nell'ego, dove sai chi sei, dove sei nel tuo pieno potere e dove addirittura tutto ciò che è opposto all'amore non ti tocca più, sei immune.
tra virgolette. Va bene. L'obiettivo degli operatori di luce, delle anime risvegliate, è quello di raggiungere la cosiddetta massa critica. Quindi basterebbe l'1% della popolazione mondiale che raggiunge questo livello vibratorio affinché l'intera umanità possa scendere, possa innalzare le frequenze e elevarsi in una nuova consapevolezza. E questo gioverebbe tutti, non solo gli esseri umani, ma gli animali, le piante, l'intero pianeta Terra, perché nel modo in cui sta vibrando la terza dimensione, tutto porterebbe alla distruzione, lo dice la stessa entropia. Ma noi siamo le persone che ascenderanno nella quinta dimensione, saranno al di fuori dell'entropia, per come la intende la scienza, ok? Noi andremo al riallineamento, alla costruzione di una nuova società, una società di amore, una società di abbondanza, una società dove c'è uno scambio di luce, di amore, di grandezza, di bellezza, di fratellanza, di sorellanza, come diceva Gesù 2000 anni fa e come hanno detto tantissimi altri maestri che hanno camminato sul pianeta Terra, che credevano in questi principi che sono venuti lì per piantare dei semini e quei semini adesso stanno germogliando perché sono veramente centinaia, migliaia le persone, le anime che stanno portando gli stessi messaggi di risveglio. Non preoccuparti se ogni tanto ti perdi, se ogni tanto cadi nell'ego, l'importante è che poi ti raddrizzi, raddrizziamo un attimino la rotta e ci riallineiamo nella direzione dell'anima, nella direzione dell'amore. Va bene? Ok, io mi sa che ho messo, no, vi ho esposto tutti i sintomi. Un altro sintomo, se così lo vogliamo chiamare, è il bisogno di giustizia, di giustizia. L'operatore di luce vuole la giustizia per tutto ciò che è ingiusto in questo pianeta. Diciamo che per raggiungere il vero senso di giustizia, dice l'Arcangelo Michele, è importante uscire dall'ego, perché se no diventa anch'essa violenza, rabbia, rabbia nei confronti di una società malata, tra virgolette. Quindi rabbia crea rabbia. Energeticamente parlando, se sei in questa voglia di fare giustizia, ma con rabbia, non sei in quella frequenza vibratoria che porterà la giustizia, perché la giustizia avviene da un'ottava superiore, cioè da una frequenza molto molto più potente. Questa giustizia, questo senso di giustizia si sta già manifestando nella vita di tanti operatori di luce, per delle cose che hanno dovuto subire in passato, delle ingiustizie, maldicenze, dolore, sofferenza, magari al lavoro, nelle relazioni. Ecco, questi operatori di luce che stanno facendo il passaggio, che stanno facendo il lavoro sul perdono, ma anche sulla gratitudine, sull'abbondanza, stanno trascendendo l'ego, stanno entrando in un livello vibratorio dove la giustizia si sta manifestando nella loro vita di tutti i giorni, e questo avverrà nell'intero pianeta Terra. Quindi, caro operatore di luce, cara anima in risveglio, non sentirti debole perché sei sensibile, non sentirti diverso, diversa perché sono tante le anime come te, riuscirai a trovare la tua famiglia d'anima, le persone affini a te nel momento stesso in cui farai questo lavoro di questo passaggio, questa transizione che io ho chiamato da indaco a cristallo, quando tu veramente ascenderai in questo nuovo livello vibratorio, tutto l'universo si muoverà in sincronia per portarti il lavoro giusto, le persone giuste, le amicizie giuste, il partner di vita giusto, tutto ciò che risuonerà in armonia col tuo cuore. Ma quello che devi fare è uscire dall'ego. Ci vediamo nel prossimo video dove vi parlerò di questo. Io vi abbraccio e vi saluto. Un bacione a tutti, a presto. Ciao ciao!